Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Fio e questo è Fiat Lux. Oggi vi racconto una storia dimenticata, come la maggior parte delle storie vere. Potremmo definirla anche una storia dell'orrore, anche se oggi non è Halloween. Ma partiamo da una giovane donna, Amelia Maggia, detta Molly, che morì il 12 settembre del 1922 negli States. Una strana malattia aveva iniziato a divorarle il corpo. Iniziò tutto dai denti, che le tolsero uno a uno a causa dei continui ascessi. In seguito le si sviluppò una forte infezione che contagiò le gengive con gravi ulcere, fino al punto che nel giro di poche settimane perse l'uso della mandibola. Accusava dolori lancinanti alle ossa e quando le si ruppe l'anca non poté più camminare. Poco più tardi, l'infezione alla bocca le era scesa fino in gola e quando le prese la giugulare, Molly morì per un'emorragia inarrestabile. Sul certificato di morte il medico scrisse «sifilide». Molly fu la prima di una lunga serie di donne che morirono in strane circostanze. A decine perirono in giovane età per problemi di salute gravissimi, con sintomi differenti e senza nessun legame all'apparenza. Nessun legame a parte uno, il lavoro. A inizio Novecento la USA Radium Corporation, con sede in New Jersey, assunse dipendenti donne per dipingere i numeri sui quadranti dei propri orologi. La paga era il triplo di quella che prendevano le operaie in fabbrica a spaccarsi la schiena, mentre lì bastava dipingere 250 quadranti al giorno. Una pacchia. Era un lavoro che faceva gola soprattutto alle ragazze delle classi più povere, che finalmente vedevano l'opportunità di avere una loro indipendenza economica e vivere una vita dignitosa. Esse passarono alla storia come le Radium Girls, o ragazze fantasma, ed è a loro che dobbiamo tantissimo in merito al diritto al lavoro e nella fisica della salute. Lo sapevi? Scommetto di no. Ma ora soffermiamoci su un'altra parola. Radium. Radio. Esatto. Radioattivo. Ma cosa c'entra questo termine con delle giovani lavoratrici? Facciamo un altro passo indietro e parliamo dell'ultima e più terribile panacea della storia della medicina. Dal corno dell'unicorno alla polvere di mummia alla mandragola sono stati tanti i rimedi universali con i quali l'uomo si è illuso di potersi curare, evitare i veleni o aumentare le proprie prestazioni fisiche e sessuali. Alcuni presunti toccasana erano perfettamente inutili, molti altri del tutto dannosi per la salute. Tuttavia nessuno raggiunse la nocività del radio, un elemento capace di far letteralmente disgregare l'apparato osseo. Questo metallo radioattivo, il cui nome viene dal latino radius, raggio, fu scoperto dai coniugi Pierre e Marie Curie nel 1898 nel minerale di uraninite Pechblenda. La particolarità più evidente era la luminescenza verdognola e il calore che emanavano i suoi sali, caratteristiche che avrebbero presto sancito il suo successo industriale. Eppure Pierre Curie aveva compreso fin da subito la tossicità del materiale. Sua moglie si era procurata degli ustioni e lui stesso dichiarò che non poteva sopportare il pensiero di condividere una stanza con nemmeno un chilo di radio perché aveva paura che lo avrebbe accecato o bruciato la sua pelle. Tuttavia, secondo la mentalità dell'epoca, una sostanza tossica, se assunta in minime quantità, risultava innocua o addirittura benefica. Basti pensare all'utilizzo dell'arsenico, che almeno fino alla scoperta degli antibiotici veniva utilizzato in varie formule chimiche per la malaria, la sifilide o per cure odontoiatriche, sortendo persino alcuni risultati positivi. Con gli elementi radioattivi, come sappiamo oggi, è tutt'altra faccenda. Benefico perché radioattivo. Sull'onda dell'entusiasmo per questa nuova scoperta, tra gli anni 10 e 20, l'industria americana si appropriò del nuovo affascinante elemento e cominciò a inserirlo in una quantità di prodotti. Burro, acqua minerale, sigarette, bevande, dentifrici, cosmetici, lozioni per capelli, lana per neonati, giocattoli, addirittura farmaci. Il paradosso è che la parola radioattivo
che oggi in tutti noi provoca timore e repulsione, era considerata all'epoca sinonimo di corroborante, salutare e benefico. Il bagliore che emanavano la pelle, i denti o i capelli, trattati con prodotti a radio, riempiva di meraviglia donne e ragazze, mentre gli uomini si sentivano più vigorosi, dato che uno dei primi effetti sul corpo era quello di stimolare i globuli rossi. Sensazioni fugaci di bellezza, salute e vitalità, che poi sarebbero state pagate a carissimo prezzo da una moltitudine di persone. Fu poi inventata una vernice luminescente, combinando i sali di radio con colla e solfuro di zinco. Una delle applicazioni più immediate fu quella per i quadranti degli orologi e di altri strumenti, come ad esempio i contachilometri, che divenivano così ben visibili al buio. L'entrata in guerra degli Stati Uniti nel 1917 rese richiestissimi gli orologi militari con i quadranti luminosi e questo produsse enormi introiti per la società che li produceva. Leap Pointing. Ma torniamo ora alle nostre Radium Girls, assunte dalla USA Radium Corporation. L'operazione di stendere la vernice luminescente sulle lancette degli orologi richiedeva piccole mani precise. Per questo furono assunte una settantina di giovanissime ragazze, alcune anche quattordicenni, che rimasero letteralmente entusiaste del nuovo lavoro. Era poco faticoso e artistico, patriottico, perché aiutava i soldati americani che combattevano in Europa. Aveva a che fare con un prodotto costoso e affascinante e in più era pagato 3 volte tanto lo stipendio di un operaio normale. Vi era solo una strana richiesta da parte dei capi. Ai sottili pennelli di cammello con cui dipingevano gli orologi doveva essere fatta la punta con le labbra, lip pointing, in modo da ottenere un punto preciso senza sprecare il prodotto. Il radio era infatti un metallo costosissimo. Qualcuna delle ragazze chiese se la vernice non potesse essere nociva, ma i dirigenti dell'azienda tranquillizzarono tutte, sostenendo che in quelle minime quantità il radio non avrebbe fatto loro nulla di male. Anzi, dopo tutto, erano tanti i prodotti in commercio a base di quell'elemento. Così, per alcuni anni, le ragazze continuarono a ingerire ogni giorno piccole quantità di vernice radioattiva, e nei momenti di pausa si divertivano anche a laccare con essa le proprie unghie o i denti, utilizzando sul lavoro gli abiti che avrebbero indossato la sera sulla pista da ballo per stupire i loro fidanzati al buio, apparendo luminescenti come leggiadri fantasmi. Un avvelenamento di massa. Eppure, nelle alte sfere dell'azienda e nelle società mediche si sapeva benissimo che il radio faceva male. I dirigenti e gli operai che trattavano le vernici in maggiore quantità erano soliti schermarsi dietro lastre e indumenti di piombo, utilizzando pinze con le punte d'avorio. Alla lunga gli effetti iniziarono a farsi sentire e gli operai accusarono i sintomi più gravi disparati, conseguenze irreversibili delle radiazioni a cui erano state esposte, come nel caso di Molly Maggia. Dopo di lei, molte altre morirono, ma proprio per l'eterogeneità delle cause complesse, nessuno capiva quale fosse il punto d'origine. Fu il patologo Harrison Stanford a indagare nel 1924 e a ricondurre queste morti agli effetti del radio usato dalla USA Radium Corporation. Le donne si unirono per far causa alla società, poiché erano state ingannate, ma l'azienda fornì studi e analisi false per dimostrare il contrario. In fondo le donne presentavano tutte sintomi diversi, non potevano essere tutti causati dalla stessa sorgente. Il processo. Quando iniziò il processo, nel 1927, le ragazze stavano talmente male da non riuscire nemmeno ad alzare il braccio per prestare giuramento. Quella legale fu una guerra sporca. Molte testimoniarono in fin di vita, ma l'azienda contrastava l'azione, pagando profumatamente per falsificare i risultati delle autopsie, così come aveva fatto per il certificato di morte di Molly Maggia, e tirando il processo per le lunghe, nella speranza che la maggior parte delle querelanti morisse. Alcune perizie mediche vollero imputare i cancri alle ossa che colpivano le ex pittrici alla sifilide, malattia venerea ritenuta all'epoca infamante per una donna. Alla fine lo stesso dottor Von Schokowky, fondatore della USA Radium Corporation, morì nel 1928 per un'anemia causata dalla sua stessa vernice.
Le Radium Girls vinsero il processo e ottennero risarcimenti in denaro e vitalizi. Purtroppo però poterono usufruirne per poco tempo ancora. La lotta delle Radium Girls ha dovuto attendere molto prima che emergesse questa atroce verità. Verità raccontata dallo stesso corpo di Molly Maggia, che venne riesumato dagli investigatori nel 1927 e che quando aprirono la sua bara si trovarono davanti un cadavere fosforescente, tanto era alta la concentrazione di radio nelle sue ossa. Il suo corpo, così come quello di tutte le altre Radium Girls morte, emana ancora oggi radiazioni, dato che il tempo di smaltimento del radio è 1600 anni. Non solo Molly ha dimostrato che le Radium Girls erano dalla parte del giusto, ma è stata sepolta con il marchio dell'infamia, malata di sifilide, una malattia sessualmente trasmissibile che la bollava come ragazza facile, promiscua, aggiungendo umiliazione alla sua sofferenza. Ed eccoci qui. La storia ha dimenticato le ragazze fantasma, ma loro brillano ancora laggiù, sottoterra, nel buio, così come ha brillato il loro coraggio, quando nessuno era dalla loro. È stato per me un immenso onore raccontare oggi la loro storia. Se il video ti è piaciuto, condividilo e lascia un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao!